Ordine, nuovo video. Questo è il primo video del 2022 che sto registrando. Allora, come leggete dal titolo, vi faccio vedere i miei regali di Natale 2021. Questo video doveva andare su, diciamo, la prima o seconda settimana di gennaio. Però, dato che questo mese di gennaio ho voluto fare delle pause su YouTube senza pubblicare video, allora diciamo che sono in ritardo per farvi vedere sia questo video dei regali che le altre cose che piano piano vi farò vedere nei prossimi video che usciranno. Per cui da adesso in poi, da quando vedete questo video, dal 25 di gennaio, inizieranno i nuovi video del 2022. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia, seguitemi su Instagram che così sapete prima che cosa succede e che cosa faccio in tempo reale e un commentino qua sotto che cosa avete ricevuto voi di regalo di Natale. E fatemi sapere a fine video che cosa vi piace di quello che adesso vi farò vedere. Speriamo che la tosse, dato che non mi è ancora passata dopo 2 settimane, riesco, diciamo, a farvi vedere le cose senza fare 50.000 tagli. E iniziamo questo video perché non voglio che dura tanto. I regali non sono tantissimi, sono, diciamo, giusti. Vi mostro quello che ho ricevuto. Allora, iniziamo dal primo regalo che l'ho ricevuto in questo sacchettino. Preferisco non dire chi me l'ha regalato, semmai vi dico solo il regalo che mi ha fatto il mio ragazzo, solo questo. Tutti gli altri preferisco non dirvi chi me l'ha regalati. Per cui iniziamo da questo sacchettino. Il primo regalo che ho ricevuto è questo. Scusate se sono in bagno, ma quando sono in bagno è perché ci sono, diciamo, persone che mi disturbano. E allora per fare il video giusto, giustamente, lo faccio in bagno perché non ho altre stanze in cui mi posso registrare senza essere disturbata. Questo è un gel doccia profumato da 400 ml, non mi ricordo che cos'era, e un deodorante spray da 150 ml. È da più di un mese che tengo i regali, diciamo, da parte per farveli vedere. Comunque, l'odore non è che mi piace tanto. Poi io queste cose qua non... Diciamo che io sono un po' allergica, perché dopo un po' mi vengono le macchie se non sono prodotti che posso utilizzare, però me l'hanno regalato e non ci posso fare niente. Questo è fatto così, è un gel doccia, invece l'altro è uno spray, deodorante spray, dato che puzzo, giustamente ogni anno ricevo sempre queste cose. Vabbè, è per, diciamo, scherzare prima che certe persone si offendano. Comunque, questo è quello che ho ricevuto per prima. Poi vi faccio vedere in questo sacchettino. Allora, non è Just, però dato che mia mamma vende le cose della Just, non me l'ha regalato mia mamma, voglio precisare. Comunque, il sacchetto è della Just. Ma dentro quello che c'è qua non è della Just. Vi faccio vedere. Ho ricevuto la maggior parte è tutto per la casa. Cioè, vi anticipo che la maggior parte è quasi tutto per la casa. Allora, ho ricevuto questo, che è un per il centro tavola, per il tavolo, è a forma di Babbo Natale, cioè c'è praticamente Babbo Natale con le renne, è bellissimo, questo non ce l'avevo, mi mancava, e questo è di 85x85,
Questo qua è bellissimo, appena l'ho visto, cioè, ho detto no, vabbè, cosa mi ha regalato. Poi ho ricevuto anche questo, che è praticamente il set con quattro pezzi, c'è dentro la presina, un guanto, il mestolo di legno e la paletta di legno. È fatto così, credo che è di Natale, sì, perché c'è, adesso non so. Credo un pupazzo di neve, no, dei regali, però è di Natale, non si vede perché. Non voglio aprirlo, preferisco aprirlo nella nuova casa, per cui poi vi farò vedere nella nuova casa com'è, così è meglio, perché sennò non voglio che vanno in giro, diciamo, tutti i pezzi. Poi, altri regali che ho ricevuto, vi faccio vedere. Allora, un altro regalo è stato questo, che è un burro a cacao della Sephora all'anguria. Questo qua ha un buon profumo. Che buono, io adoro quando si sentono i profumi. Comunque questo me l'ha regalato la mia collega, anche se non faccio nomi, però comunque questo è un pensierino che mi ha fatto la mia collega. E poi un'altra mia collega mi ha regalato questo, che è troppo bello, lo metterò a casa. Nella casa nuova della Bottega Verde Makeup Express, e lo posso appendere anche sull'albero, fatto così, troppo bello. Qua lo apri tipo una cassetta delle lettere, e dentro, fatto così, ci sono due smalti. Adesso mi avvicino un pochettino, tranne la mia faccia, che se no vi spaventate. Questi due smalti, uno è un rosso scuro e l'altro è brillantinato oro. E appena, allora, scusate per lo smalto, ma quando lavoro in settimana, anche se metto lo smalto, mi va via, per cui non fateci caso. Comunque ho ricevuto questi due smalti dentro qui, che è troppo figo. E questo è stato un pensierino della mia collega che mi è piaciuto molto. E dato che dentro nel bigliettino, in poche parole, ho ricevuto anche questa molletta, sempre dentro lì, questa mollettina con la renna, troppo bella anche questa. Poi andiamo avanti, vado un po' più veloce perché sennò non voglio che dura troppo il video. Passiamo alla Sephora. Ho spaccato il sacchetto, però questo è il regalo che mi ha fatto il mio ragazzo. Ora vediamo se riesco. Ok, io appoggio lì tutto perché non ho un appoggio. Allora, il mio ragazzo mi ha fatto il profumo della J'adore Dior. Questo qui, adesso vi faccio vedere. Dopo un mese posso utilizzarlo, che ve lo così ve lo faccio vedere. E ciao! Cioè, guardate il pack, come è figo. Ha un odore spettacolare. Io ho un altro della Dior, però è diverso. Questo non ce l'avevo e poi alla fine mi ha regalato il profumo, questo qua. Cioè, è buonissimo come profumo perché è dolce. E lui mi ha regalato questo qua. Poi ho ricevuto, adesso vi faccio vedere, allora vi metto una clip qua vicino perché è un po' pesante per tirarli su. E sono due confezioni, in poche parole, due scatole grandi, per modo di dire, con dentro 24, no scusate, 6, non 24, ho letto la scatola, ma in teoria sono 6 piatti. Fatti così, uno al fondo e l'altro è sopra e sotto, non mi viene la parola. Come sempre, quando registro i video io non vengono mai le parole. Comunque, il colore è questo per la nuova casa, per cui ho anche i piatti nuovi. Appunto, vi dicevo che qua metto la clip dove vi faccio vedere come li ho ricevuti, perché ho paura che poi se li alzo faccio la frittata e si spaccano tutti, per cui prima di fare una cosa del genere è meglio che vi li faccio vedere nella clip, che è meglio.
Poi ho ricevuto questa confezione di due tazze per il caffè. Ormai farò la collezione dei tazze del caffè, però meglio perché tanto se poi arriveranno ospiti o arriveranno i miei, almeno ho le tazze del caffè. Queste, anzi ve le faccio vedere così, che sono fatte così. Vabbè, sono bianche con la scritta, in poche parole. E la scritta... a me basta un caffè. C'erano due diversi modelli, sia facciamo un caffè, e invece io ho ricevuto a me basta un caffè e le tazze praticamente sono fatte così. Sono troppo carine e ovviamente stanno bene per la casa nuova. Poi l'ultimo regalo che è questo ve lo posso dire chi me l'ha regalato mia mamma. Praticamente è una cassetta portapane, perché io volevo la cassetta portapane, così almeno non devo, diciamo, mettere il pane a congelare. Se lo mettete dentro qua, resta anche per una settimana e secondo me è ottimo. Per cui questo è quello che mi ha regalato mia mamma per Natale. Ovviamente poi ve lo farò vedere bene, senza scatola. Quando sarò nella casa nuova. Per il momento ve lo farò vedere così, perché non voglio che poi si riempie di polvere, si sporca e allora almeno le cose nuove è meglio lasciarle nelle scatole perché non si sa mai. Ok, non so quanto è durato questo video, spero non tanto, per cui fatemi sapere quale regalo vi è piaciuto di più. Questi sono stati i miei regali di Natale, ovviamente oltre a questo ho ricevuto anche i soldi a parte, per cui vabbè, oltre a questi. E niente, credo che vi ho fatto vedere tutto. Detto questo, meno male che adesso posso utilizzare, non dico tutto, la maggior parte quello che mi serve. Niente, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video che sarà giovedì, spero di riuscire a registrare, ma credo di sì. Per cui se non riesco a registrare il video per giovedì e non vedete il giovedì il video, ovviamente ve lo pubblicherò per sabato. Comunque, voglio anche dirvi che i video inizieranno normalmente che sono 3 giorni a settimana. Come sempre, il martedì, il giovedì e il sabato, sempre alle 2, un quarto o alle 8, se per caso non riesco a pubblicare il video. Per cui tornerà, diciamo, tutto normale, tutti i video come facevo l'anno scorso. Ovviamente i video saranno molto diversi, più belli e spero che veramente vi piacciono, che quest'anno sarà una cosa molto più bella, una cosa diversa dall'anno scorso. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, vi aspetto giovedì per l'altro video che uscirà. Ciao e al prossimo video.